altri registi negli anni del cinema classico hollywoodiano, film veramente molto molto divertente ancora oggi. E molte persone mi chiedono ragguagli sull'accompagnamento musicale, in due parole molto brevemente. Il cinema è stato muto fino al 1929, ma è sempre stato accompagnato dal vivo, da un musicista, un rumorista, oppure un gruppo di musicisti, fino ad arrivare all'orchestra. Pensate che negli Stati Uniti, negli anni d'oro del cinema muto, cioè verso la metà degli anni 20, c'erano circa 200 orchestre stabili nei principali cinema incaricate dell'accompagnamento dei film. E le musiche erano solo in qualche occasione espressamente composte da un compositore per un film. Il più delle volte i musicisti attingevano dei giganteschi repertori fatti di centinaia e migliaia di brani che venivano assemblati per accompagnare in modo efficace i film. Per chi di voi era qua questa sera, ieri sera, e l'accompagnamento che ho fatto ieri sera è un accompagnamento scritto dalla prima nota all'ultima, che ho scritto io, mentre invece in questa sera farò una sorta di improvvisazione a partire da temi classici americani dell'epoca e temi che ho scritto io. Buona visione.